che to. Ah, tutti! Sinistra, briga! Fissi! Riposo! Che to. Ah, senti! Il picchetto d'onore rende gli onori al provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria per la Sicilia, dottoressa Cinzia Calandrino. Presentato. Onori al provveditore della regione dell'amministrazione penitenziaria per la Sicilia. Della gente di polizia penitenziaria Montalto Giuseppe, guardando
parola. Il comandante del reparto di polizia penitenziaria di stanza presso la casa circondariale di Sciacca, dirigente aggiunto Aurora Monica Mirabile. Comandante di Riposo. Un cordiale benvenuto e un sentito ringraziamento a tutte le autorità civili, militari e religiose, a tutto il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio in quiescenza e loro familiari, a tutti gli operatori penitenziari, personale amministrativo, sanitario, volontari e corpo docenti. La vostra gradita presenza dimostra vicinanza nei confronti dell'amministrazione penitenziaria e di quanti per essa operano. Un sentito ringraziamento vorrei porgere al qui presente signor provveditore, che comprendendo le difficoltà della direzione Sciacca ha reso possibile questa cerimonia congiunta con la casa circondariale di Agrigento, dando anche al reparto della casa circondariale Sciacca l'opportunità di onorare degnamente questo momento di festa che le necessarie restrizioni sanitarie dettate dall'attuale pandemia avrebbero impedito. E dunque non posso non ringraziare il direttore della casa circondariale di Agrigento e il comandante del reparto per l'accoglienza. Celebrare oggi il 204° anniversario della fondazione del Corpo di Polizia Penitenziaria è per me la prima occasione ufficiale dall'inizio della grave crisi epidemiologica per poter porgere anche un sentito ringraziamento a tutte le autorità civili, militari, nonché a tutti gli altri rappresentanti delle forze dell'ordine per il grande supporto dato dall'inizio della pandemia. La vostra costante presenza è stata di grande aiuto per non rischiare di sentirsi soli ad affrontare le gravi tensioni che inevitabilmente si sono verificate all'interno dell'istituto penitenziario. Smontare dal servizio e trovare sempre i vostri presidi lungo il perimetro esterno dell'istituto è stato sempre motivo di grande sollievo, pur sapendo quanto voi già foste gravati per garantire l'ordine pubblico. La pandemia da Covid ha invaso e sconvolto le nostre vite, le nostre scuole, i nostri luoghi di lavoro, le nostre economie. Abbiamo dovuto trovare soluzioni nuove e immediate per far sì che la democrazia non smettesse di funzionare. Affrontare questa emergenza ci ha dato nuove responsabilità e doveri, la responsabilità di farlo nell'interesse generale e non di pochi. Nell'assumere tale scelta, l'aiuto, il confronto e il conforto dei nostri vertici regionali oggi qui presenti è stato fondamentale, ma fondamentale che mi pregio di comandare, di adeguarsi repentinamente a nuove modalità operative e garantire i diritti fondamentali di ciascun ristretto. Il reparto di stanza presso la casa circondariale di Sciacca, che pregio di comandare, è composto soltanto da 42 unità, di cui 4 donne, che con sacrificio, senso di umanità, professionalità, hanno reso possibile superare la prima grande emergenza. È encomiabile stato il lavoro dell'ufficio matricola, dell'ufficio colloqui, servizio delicato e motivo di grave tensione tra i ristretti, nonché di tutte le altre unità del reparto, che assicurando innanzitutto l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, hanno garantito ordine e sicurezza all'interno dell'istituto. Il mio intervento quindi oggi è rivolto innanzitutto a tutto il reparto. Il sistema della sicurezza è da voi garantito, anche da compiti di polizia di prevenzione e di contrasto ai reati in ambito penitenziario e di gestione delle criticità che svolgete a rischio della propria incolumità, con encomiabile spirito di sacrificio, sostenendo ritmi e carichi di lavoro pesanti per la carenza di organico e le risorse insufficienti, sottraendo tempo alle vostre famiglie. La vostra professionalità è riconosciuta e indiscutibile,
apprezzata dalle istituzioni e dai cittadini. Il mio intervento oggi è rivolto altresì ai caduti della Polizia Penitenziaria, uomini e donne che non aspiravano a essere eroi, persone normali che facevano il proprio dovere, servitori dello Stato. Il nostro commosso e grato riconoscimento va a spezzate da cieca violenza, tra cui il sovrintendente Pasquale Di Lorenzo, a cui questo istituto è giustamente intitolato. Il loro sacrificio deve essere da noi onorato con senso di appartenenza e responsabilità. Infine, il mio intervento è rivolto anche ai nostri familiari. Partecipi con noi a questo duro compito che ci sostengono e ci infondono forza e fiducia. Auguri a tutti noi, donne e uomini della Polizia Penitenziaria. Viva l'Italia, viva la Polizia Penitenziaria. Prende la parola il comandante del reparto di Polizia Penitenziaria di stanza presso la Casa Circondariale di Agrigento, dirigente aggiunto Giuseppe Lofaro. Comandante, di riposo. In occasione del 204° anniversario della fondazione del Corpo di Polizia Penitenziaria, rivolgo il mio saluto al signor direttore regionale dell'amministrazione penitenziaria, al signor prefetto, alle illustri autorità civili, militari e religiose, alle gentili signore e signori. A lungo ci siamo chiesti come organizzare questa ricorrenza in un particolare momento come quello che la nazione ha attraversato. Ci sono delle ricorrenze che devono essere celebrate senza se e senza ma, poiché ad esse è affidata la volontà di un corpo di polizia di progredire nel bene, nella giustizia, nella legalità, correggendo gli errori, componendo le divisioni e testimoniando il giuramento di fedeltà alle democratiche istituzioni. Tuttavia, quest'anno le misure adottate dalle competenti autorità per il contenimento della pandemia non ci consentono di vivere l'emozione della tradizionale cerimonia, ma non per questo i poliziotti penitenziari non potranno festeggiare con la stessa intensità quella ricorrenza tanto significativa, consueto momento di bilanci e di riflessioni. Oggi non voglio illustrare aridi dati statistici delle attività svolte dal reparto di stanza in questa casa circondariale, ma voglio soffermarmi sull'attività operativa svolta in relazione al periodo dell'emergenza sanitaria. Il terribile momento pandemico che abbiamo attraversato negli istituti penitenziari è stato particolarmente duro e impegnativo. L'inizio dell'emergenza sanitaria è coinciso con una serie di eventi che hanno devastato tantissimi istituti penitenziari, mettendo a dura prova la tenuta del sistema carcere. Da nord a sud sono imperversate rivolte e sommosse, molto gravi e cruente, che hanno cagionato danni rilevantissimi alle strutture, al personale di polizia, nonché decessi tra la popolazione detenuta. In tale contesto, gli uomini e le donne della Polizia Penitenziaria di Agrigento non si sono risparmiati, operando con dedizione e spirito di sacrificio, svolgendo una efficace azione di osservazione, prevenzione e contrasto a qualsiasi segnale di rivolta potesse provenire dalla popolazione detenuta. Grazie a questa altissima professionalità ampiamente dimostrata, all'abnegazione, allo spirito di servizio e onestà, quella vera, fatta di silenzioso, umile lavoro di tutti i giorni, lontano dalla ribalta mediatica e dal tornaconto personale, in questa struttura si è riuscita a superare la gravissima crisi penitenziaria senza alcuna conseguenza e danni a persone e a cose. Nessuna rivolta, nessuna sommossa ha interessato questa casa circondariale, e ciò nonostante in questo istituto siano stati trasferiti moltissimi detenuti individuati come promotori o ispiratori delle rivolte che hanno interessato gli istituti di Melfi, Foggia, Salerno, Santa Maria Capua Vetere, Palermo, Trapani, Siracusa. All'indispensabile dose di fortuna si è aggiunta la componente umana della Polizia Penitenziaria, che giornalmente ha combattuto e continua a combattere in modo intelligente una silente guerra senza quartiere contro ogni forma di criminalità,
cupa, strisciante e vile, a cui si risponde colpo su colpo senza concedere spazio alcuno, per servire, sempre modesti, indomiti, ignoti eroi, le istituzioni, la giustizia, la patria, mantenendo fede sempre e comunque al giuramento prestato, consci del privilegio di indossare le nostre gloriose mostrine, onore che non ripagheremo mai abbastanza. Ma è via di più, a conferma di cose in grado di fare, la Polizia Penitenziaria di Agrigento, attraverso la versatilità e la duttilità della preparazione tecnica professionale, grazie a una splendida, proficua ed efficace collaborazione con il personale sanitario in forza al presidio della ASP di Agrigento in servizio in questa casa circondariale, fino ad oggi l'insidioso e pericolosissimo virus SARS-CoV-19 non ha varcato i confini del muro di cinta di questa struttura. I rigidissimi protocolli sanitari posti in essere, la particolare attenzione e oculatezza messa in campo dalla Polizia Penitenziaria di Agrigento hanno consentito di raggiungere un obiettivo quasi impossibile. Nessun detenuto è stato contagiato dal virus. Grazie ai particolari specifici protocolli di sicurezza sanitari, l'unico soggetto positivo proveniente da altro istituto penitenziario è stato immediatamente individuato e posto in un rigidissimo isolamento fino alla guarigione. Un reparto quindi che garantisce sicurezza anche sanitaria. E proprio in questo reparto, tanti anni fa, ha prestato servizio il sovrintendente Pasquale De Lorenzo, trucidato per mano mafiosa il 14/10/1992, a cui è stata intitolata questa casa circondariale nel febbraio del 2018. Operatore di polizia integerrimo baluardo di difesa delle leggi e delle regole dello Stato all'interno del glorioso istituto penitenziario di San Vito. Lo stesso ha rappresentato la perfetta sintesi tra poliziotto e uomo a cui sono affidate persone che hanno commesso errori, anche gravi, ma che devono essere rieducate e reinserite nella società civile. Pasquale Di Lorenzo è uno dei tanti eroi che hanno pagato il prezzo più alto di fedeltà alla patria e alle libere istituzioni. Concludo questo breve intervento rammentando che l'intitolazione di una struttura penitenziaria rappresenta la più alta e elevata forma di ricordo e di onore che può essere tributata alla memoria. Questo è il nostro istituto e il ricordo del sovrintendente Di Lorenzo fa parte del nostro patrimonio. Grazie, grazie di vero cuore a voi uomini e donne di questo glorioso corpo. Viva la Polizia Penitenziaria, viva l'Italia. Prende la parola il direttore della Casa Circondariale di Sciacca, dottoressa Giovanna Re. Comandante, dia riposo, grazie. Saluto e ringrazio per la loro presenza le autorità civili, militari e religiose ed il signor provveditore regionale. L'odierna partecipazione del corpo testimonia la vicinanza all'amministrazione presentare in qualità di direttore dell'istituto penitenziario di Sciacca. Prioritariamente è giusto e doveroso rendere omaggio alle vittime della pandemia e questa annuale è dedicata a loro da parte dell'amministrazione penitenziaria. L'odierna manifestazione vuole celebrare il personale del corpo che proprio in costanza dell'emergenza pandemica ha dato ulteriore prova di possedere capacità professionali non comuni. Ha saputo affrontare e continua a farlo con spirito di dedizione una situazione eccezionale e imprevedibile, operando da un lato in termini di prevenzione del contagio, che in una comunità chiusa quale quella penitenziaria avrebbe potuto certamente avere gravi conseguenze, e assicurando dall'altro il mantenimento dell'ordine e della sicurezza fortemente compromessa dalle limitazioni derivanti dalla stessa pandemia. Non dimentico le proteste del marzo dello scorso anno e di vissuti affrontati dal personale con grande professionalità e con il supporto di tutte le altre forze di polizia che unitamente al corpo hanno posto in essere un'azione preventiva in termini di tutela della comunità tutta.
Oggi per fortuna sembra riaffiorare la speranza di un ritorno alla normalità e nuovamente si torna ad puntare l'attenzione a quello che è il compito primo dell'amministrazione penitenziaria, sancito dalla Carta Costituzionale, che vede il personale di polizia penitenziaria protagonista nel percorso di recupero che il detenuto compie all'interno dell'istituto, perché venga restituito alla società con una veste nuova, mutata, consapevole degli errori commessi e convinto di intraprendere una nuova strada in linea con i valori della società civile. Ecco il significato della detenzione, che non è e non deve essere un tempo di vita sospesa, ma un tempo che si riempie di contenuti attraverso il quotidiano sforzo di tutte le figure che operano all'interno del penitenziario, e mi riferisco alle varie componenti professionali, quali educatori, contabili, assistenti sociali, volontari, terzo settore, cooperative, cappellano. Tutti concorrono affinché si avvii un'autentica revisione critica del vissuto deviante del soggetto e lo stesso possa essere restituito alla collettività, consapevole del disvalore della condotta posta in essere. Come accennavo prima, il personale di polizia dei vari ordini e gradi ha un ruolo fondamentale nel dare piena attuazione al mandato costituzionale, con una costante azione di recupero del detenuto attraverso un'attenta attività di osservazione, che assicura al contempo il mantenimento dell'ordine e della sicurezza delle strutture penitenziarie. Desidero anche evidenziare come il corpo nel corso degli anni abbia assunto competenze in altre specialità. Mi riferisco in primis al servizio delle traduzioni detenuti e internati assunto nel 97, attività prima demandata all'Arma dei Carabinieri. Sono presenti le unità cinofile, le basi navali, i reparti specializzati nella gestione di soggetti sottoposti al regime del 41 bis, la vigilanza di detenuti che intendono intraprendere un'attività di collaborazione con l'autorità giudiziaria, il monitoraggio di soggetti presunti o accertati appartenenti a frange terroristiche, e a tal proposito il personale partecipa, il personale del corpo, alle riunioni del CASE, il Comitato di Analisi Strategico Antiterrorismo. È presente anche il nucleo investigativo a livello centrale e regionale per i reati commessi all'interno del circuito penitenziario, che opera su delega in raccordo con le competenti autorità giudiziarie, quindi sono molteplici i compiti attribuiti al personale della polizia penitenziaria che ringrazio per la costante e proficua collaborazione. È il personale che pone in essere ogni sforzo utile affinché nel pieno garantimento dei diritti dei ristretti vi sia anche l'osservanza dei doveri da parte loro. Una pena umana, ma rispettosa della legalità, in quanto si può provare un soggetto della libertà personale, ma non della dignità, ed al contempo devono essere osservati in modo rigoroso quei principi tesi al garantimento dell'ordine e della disciplina. Ringrazio ancora una volta l'autorità giudiziaria tutta, nelle sue diverse componenti, per la vicinanza sempre dimostrata nei confronti dell'istituzione penitenziaria. Un saluto e un ringraziamento alle compagini sindacali dei due comparti dell'amministrazione, che rappresentano interlocutori privilegiati per il perseguimento di obiettivi comuni e finalizzati al garantimento del buon funzionamento dell'istituto. Grazie anche al personale presente oggi in quiescenza e ai loro familiari. Mi sia consentito inoltre di dedicare un commosso pensiero, un'espressione di vicinanza ai familiari del personale caduto per mano di appartenenti alla criminalità organizzata. Desidero infine ringraziare il personale della Casa Circondariale di Sciacca, che pur in una situazione caratterizzata da inadeguate risorse umane e finanziarie è pertanto sottoposta ad un impegno lavorativo maggiore rispetto all'ordinaria attività da svolgersi, con grande sacrificio, impegno, senso del dovere e abnegazione supporta l'attività della scrivente nell'espletamento dei compiti istituzionali. In ultimo e non per ultimo, un sentito ringraziamento al signor provveditore, che nel corso degli anni di direzione, precedentemente a Lucciardone ed oggi a Sciacca, non ha fatto mai mancare la vicinanza e il supporto all'azione da me svolta. Viva la Polizia Penitenziaria, viva la Repubblica. Prende la parola il direttore della Casa Circondariale di Agrigento, dottor Renato Persico.
Sì, comandante, dia il riposo. Saluto cordialmente le autorità civili, militari e religiose intervenute alla festa del reparto di polizia penitenziaria di Agrigento, ringraziandole per essere presenti. Saluto Sua Eccellenza il prefetto di Agrigento e saluto in particolare il signor provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria, dottoressa Cinzia Calandrino, che ha voluto presenziare a questa cerimonia e che ha sempre dimostrato una grande attenzione per la struttura agrigentina. Il 204° anniversario di fondazione del Corpo, che cade quest'anno, offre un'occasione per effettuare un bilancio, senza con questo voler nascondere la difficoltà del momento che ci troviamo a vivere anche per la grave carenza del personale di polizia penitenziaria. Non mi soffermerò sui risultati operativi già esposti dal comandante di reparto, che ringrazio unitamente al comandante provinciale del nucleo traduzione e piantonamenti, dottoressa Pullara, al vicecomandante, ai coordinatori della sorveglianza generale, ai coordinatori di tutti i reparti e servizi dell'istituto e al personale femminile e maschile della polizia penitenziaria. Saluto pure le organizzazioni sindacali presenti. Il carcere necessita sempre di più di tutto l'impegno dei dipendenti che quotidianamente permettono alla struttura di funzionare, nonché al lavoro sinergico dei poliziotti penitenziari con quello delle altre aree, l'area segreteria, l'area trattamentale, l'area contabile, capi aree e personali di queste aree che voglio personalmente ringraziare. Voglio sottolineare l'importanza della MOF, che è insostituibile nell'affrontare le quotidiane emergenze strutturali dell'istituto, e l'importanza dello spaccio con riferimento al benessere personale e che grazie al suo gestore che si è prodigato anche per la riuscita di questa festa. La necessità di un lavoro di squadra appare sempre più importante alla luce di un quadro crescente di difficoltà, stanchezza, demotivazione, ma che di fronte anche a gravi episodi ha visto comunque la polizia penitenziaria svolgere un ruolo attivo e risolutivo. E mi riferisco da ultimo in maniera esemplificativa all'emergenza sanitaria che è stata gestita proprio grazie all'impegno e al coraggio del reparto di polizia penitenziaria di Agrigento. Rimarrà un mio impegno costante rappresentare i problemi e sollecitare un intervento di superiori uffici volto a risolvere le problematiche strutturali di carenza di personale e dar modo di poter fruire di locali idonei sia per chi svolge la propria opera professionale che per coloro che sono ristretti. Notevoli sforzi sono stati posti in essere per il miglioramento dell'area esterna, dello spaccio, mentre ancora rimane in parte insoluto il problema delle infiltrazioni della caserma in primo luogo e di alcuni reparti detentivi. Gli altri lavori in corso di esecuzione sono l'adeguamento al DPR 230 del reparto maschile, il potenziamento dell'impianto di depurazione e l'impianto antiscavalcamento dei cortili passeggio. È stato completato invece l'impianto di videosorveglianza e di antiscavalcamento dell'intero istituto. Si tratta di un impianto all'avanguardia, realizzato in economia. È stato ripristinato l'impianto di riscaldamento inattivo da più di un ventennio e l'impianto antincendio. La necessità di un modello integrato di gestione passa non solo attraverso la riqualificazione della struttura, ma anche attraverso l'adozione di modelli più adeguati di prevenzione degli atti di autolesionismo e suicidari, come previsto dal protocollo firmato nel luglio del 2020, che coinvolge prioritariamente, oltre gli operatori penitenziari e gli assistenti sociali del UEPE, il servizio sanitario passato dal febbraio del 2016 all'ASP e quindi medici, infermieri, psicologi e psichiatri. L'opera di prevenzione posta in essere e il pronto intervento in alcuni casi hanno scongiurato il peggio, ma se confortanti rimangono gli indicatori rappresentati dagli eventi critici, questo è dovuto anche agli sforzi fatti dalla Polizia Penitenziaria e dagli operatori del trattamento, nel mantenere sempre vivo il dialogo con i detenuti in questo difficile periodo caratterizzato da una sospensione delle varie attività trattamentali a seguito della pandemia. Un sentito ringraziamento va all'autorità giudiziaria tutta e all'ufficio di sorveglianza in particolare, col proprio impegno caratterizzato da attenzione ed equilibrio, assicurato l'attuazione in pratica delle misure previste dall'ordinamento per conseguire il risultato costituzionale della rieducazione dei ristretti. Un sentito ringraziamento al Cardinale Montenegro per la sensibilità dimostrata da sempre verso questa comunità penitenziaria e gli auguri più fervidi al Vescovo Daviano e al Vicario
che conosco personalmente in quanto vicario del Vescovo di Trapani. Un ringraziamento particolare al cappellano, che svolge la sua azione non solo verso i detenuti, ma anche verso il personale e alle organizzazioni di volontariato che operano nella struttura. Un ricordo commosso per i caduti del corpo di polizia penitenziaria, in particolare per il sovrintendente Di Lorenzo, ucciso con spietatezza dalla mafia il 13 ottobre 1992, a cui è intitolata la casa circondariale di Agrigento. Un pensiero anche ai pensionati della polizia penitenziaria che hanno svolto con senso di dovere il loro lavoro fino all'ultimo giorno di servizio. E concludo salutando affettuosamente le famiglie dei poliziotti penitenziari, che condividono gli sforzi e l'impegno dei loro cari per eseguire il delicato e specifico mandato istituzionale. Viva la casa circondariale di Agrigento, viva la polizia penitenziaria. Prende la parola il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria per la Sicilia, dottoressa Cinzia Calandrino. Comandante, può dare il riposo. Sono lieta di dare a tutti voi il benvenuto, civili, signora prefetto, gli ospiti e gentili rappresentanti delle organizzazioni sindacali. A questa cerimonia del 204 il Corpo di Polizia Penitenziaria. Fare un sentito ringraziamento a quanti uomini e donne della Polizia Penitenziaria in servizio in questa regione quotidianamente onorano l'uniforme che indossano. Orgogliosa di dare testimonianza dell'impegno e della dedizione profusi dagli appartenenti al corpo di questa regione, con particolare riferimento allo stato di emergenza che da oltre un anno ha reso davvero difficile garantire la funzionalità dei processi gestionali delle strutture penitenziarie che insistono nel territorio siciliano. E ad una parentesi temporale in cui gravi criticità afferenti alle dotazioni organiche delle strutture stesse hanno richiesto al personale di polizia penitenziaria straordinari sacrifici. Esprimo in particolare profonda gratitudine agli operatori della polizia penitenziaria che hanno consentito con alto spirito di servizio e senso delle istituzioni il ripristino dell'ordine e della sicurezza in quelle strutture penitenziarie della regione che sono state interessate da rivolte intraprese da alcuni detenuti facinorosi. Anche la realtà penitenziaria di questa regione, nel corso dello stato di emergenza sanitaria ancora in corso, si è caratterizzata per inasprimento della tensione e della sofferenza che ordinariamente si registrano nei luoghi di privazione della libertà personale. Eppure la gestione degli eventi critici che si sono verificati si è registrata encomiabile. Mi corre il dovere di fare particolare riferimento all'impegno profuso dagli operatori penitenziari e sanitari nel contenere la diffusione della pandemia negli istituti interessati da preoccupanti focolai. E un vivo ringraziamento va espresso anche alle autorità sanitarie locali e a tutti gli operatori del servizio sanitario che operano all'interno delle nostre strutture. Tale ringraziamento va ulteriormente rimarcato ed esteso a tutti gli appartenenti a questa amministrazione regionale con riferimento alla campagna di vaccinazione ancora in atto che ha già interessato una significativa percentuale della popolazione detenuta e del personale tutto operante negli istituti. Lo stato di emergenza in corso ha lasciato emergere straordinarie capacità di sinergie tra gli appartenenti al corpo e gli altri operatori penitenziari, per cui corre il dovere di tesaurizzare le proficue prassi poste in campo, anche al fine di favorire il riempimento di senso di permanenza in vinculis di coloro che hanno violato il patto sociale e quindi per contribuire al complesso percorso di recupero sociale dei condannati e degli internati in attuazione di quanto previsto dalla nostra Carta fondamentale. La pandemia è ancora in corso,
anche se speriamo che possa essere, diciamo, qua alla fine, a causa della mancanza del supporto ordinariamente offerto da operatori non istituzionali, ha richiesto inoltre uno straordinario sforzo da parte degli appartenenti al corpo e di tutti gli altri operatori che prestano servizio negli istituti penitenziari, e questi quelli che interagiscono direttamente con la popolazione detenuta. Le misure di contenimento della pandemia, così come è noto a tutti voi, hanno fortemente limitato la partecipazione della comunità esterna alle attività di istituto, e il personale del corpo e delle aree educative, con un grande senso di abnegazione, si sono fatti carico anche dell'espletamento di servizi ordinariamente gestiti dal volontariato penitenziario. A quasi 2 anni dall'assunzione dell'incarico che mi onoro di rivestire in questa regione, rivendico con orgoglio di essere stata parte di un costante, leale, quasi quotidiano, ma fruttuoso dialogo con le organizzazioni sindacali, che ha permesso di rilevare le diverse criticità concernenti l'espletamento dei compiti istituzionali e le connesse difficoltà degli operatori penitenziari, e conseguenzialmente di apportare i più opportuni interventi per prospettare all'amministrazione centrale le predette criticità e le difficoltà unitamente alle più opportune richieste. A tale proposito voglio riferirmi all'assoluta necessità di implementazione dell'organico della Polizia Penitenziaria in questa regione e alla richiesta formulata dalla scrivente alla Direzione Generale del Personale, previa effettuazione di un'analisi congiunta con le segreterie regionali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del comparto sicurezza. Voglio inoltre esprimere un profondo e commosso pensiero alla memoria degli appartenenti alla Polizia Penitenziaria che hanno sacrificato la vita per la fedeltà ai valori dello Stato e caduti a causa dell'esercizio del dovere. A loro va riconosciuta intensa gratitudine e il perenne ricordo nei nostri cuori. Esprimo ai loro familiari una sentita vicinanza a nome dell'amministrazione penitenziaria e di tutta la che io rappresento in regione. Il sentito ringraziamento va anche agli appartenenti al corpo non più al servizio, ma che con la loro presenza a questa celebrazione offrono testimonianza di un lodevole attaccamento alle istituzioni. In ultimo voglio rivolgere un pensiero commosso a tutti gli appartenenti al corpo che ci hanno lasciati a causa del Covid e a chi nel corso di quest'anno purtroppo ha deciso di porre fine alla propria vita. E un augurio sincero va a tutti gli appartenenti al corpo e alle loro famiglie. Un corpo che io porto veramente, diciamo, nel mio cuore. Grazie a tutti. Verrà ora consegnata ricompensa concessa ad appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio in questa casa circondariale, particolarmente distintosi nell'espletamento dei propri doveri. Lode del Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria all'Assistente Capo Coordinatore Consiglio Salvatore. Con la seguente motivazione. Per la non comune capacità professionale e per lo straordinario spirito organizzativo dimostrato presso la Casa Circondariale di Agrigento nella realizzazione di sistemi di sicurezza nonché di vigilanza ed osservazione a distanza con controllo automatizzato dal remoto, spendendo in favore dell'amministrazione capacità personali e professionali, espressione di abnegazione e senso delle istituzioni, quale esempio di zelante servitore dello Stato. La ricompensa viene consegnata dal signor Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, dottoressa Cinzia Calandrino.
Preghiera del Corpo di Polizia Penitenziaria. Ascolta, o Signore, la nostra preghiera. Dacci luce e forza perché possiamo riuscire a bene il nostro difficile compito di tutelare la società nell'aiutare chi ha sbagliato, per debolezza ritrovare il senso morale della vita. La tua parola illumini la nostra vita, il tuo amore sostenga la nostra fatica. Benedici, o Signore, la nostra cara patria, tutti i nostri reparti, le nostre famiglie e i fratelli che ci sono affidati. Dona la tua pace a tutti coloro che sono caduti nell'adempimento del proprio dovere. O Vergine Maria, Madre di Dio, ispiraci sentimenti di misericordia verso coloro che soffrono la detenzione, in modo che siano con noi conciliati. E il sentimento... l'idea patrono sia per noi tutti fulgido esempio di immancabile sostegno e di vero conforto. Amen. La cerimonia si conclude con la resa degli onori finali al signor provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria per la Sicilia, dottoressa Cinzia Calandrino. Di Polizia Penitenziaria è lieto d'offrire alle autorità e agli ospiti un sobrio rinfresco nel piazzale di questo istituto penitenziario. Ricato! Attati! Rompete le righe! Marcia! Urra!